Buongiorno a tutti. Quando ho cominciato a occuparmi di bufale su internet tanti anni fa, si trattava di un problema tutto sommato semplice. Le bufale erano quasi sempre disseminate da persone comuni che si trovavano improvvisamente ad avere a disposizione un nuovo straordinario potere di comunicare e non si rendevano conto quasi mai della disponibilità di un potere così grande e della responsabilità che questo potere comportava. Diffondevano quindi le notizie false in buona fede, credendo che fossero autentiche, senza fermarsi a fare verifiche, perché si fidavano dell'amico che gliele aveva mandate e anche perché queste notizie confermavano i loro pregiudizi. Gli utenti, insomma, agivano in modo caotico, disorganizzato, individuale. Era l'epoca dei gattini bonsai, delle donazioni di sangue da fare per un bambino malato, della tassa sul modem, della cucciolata di golden retriever da adottare per non farli sopprimere. Sì, ogni tanto c'erano le bufale di allarme sociale, come per esempio i coloranti cancerogeni nelle merendine, o i negozi degli extracomunitari che avevano botole nei camerini per rapire le ragazze più attraenti e poi rivenderle come schiave nei paesi arabi. E c'erano ogni tanto anche le bufale che riguardavano i politici e i governanti. Però i disseminatori di queste false notizie erano goffi, caotici, senza un piano, un leader, una guida che li coordinasse. Per una vasta fetta delle persone comuni, per i non addetti ai lavori, la bufala o la fake news, come si chiama oggi, è ancora fatta così, basata su errori, equivoci in buona fede e propagata dilettantescamente. In altre parole, non viene neanche vista come un problema grave. Il termine stesso, bufala, suona frivolo, secondo me sminuisce un po' il tema. E questa, secondo me, è la prima sfida che dobbiamo porci. Come possiamo informare il pubblico che la bufala non è più soltanto una bufala, ma è diventata una disinformazione studiata, pianificata, politicizzata, certo, ma anche e soprattutto commercializzata, che sposta opinioni, elezioni, scelte sanitarie, produce profitti enormi? Credo che servano urgentemente strumenti e canali di comunicazione di massa per smascherare, rivelare al grande pubblico questo business della falsa notizia, del clickbaiting, dell'allarme pilotato per vendere paccottiglia. Serve, secondo me, un modo per mettere in chiaro a tutti che la propaganda politica è solo una parte del problema, una parte per la quale, peraltro, abbiamo già da tempo sviluppato una buona dose di anticorpi della diffidenza, e che invece siamo indifesi verso questi nuovi meccanismi delle false notizie, generate per puro tornaconto economico, con cinica indifferenza per le conseguenze e senza nessun intento ideologico che possa anche eventualmente giustificarle in quanto opinioni. Sono meccanismi difficili da immaginare per un profano di internet, meccanismi come quello dei giovani macedoni che hanno incassato cifre notevolissime con le inserzioni pubblicitarie di Google e Facebook pubblicando false notizie sulle recenti elezioni americane. O come i meccanismi dell'imprenditore italiano documentati recentemente dal mio collega David Puente, che usava siti con nomi simili a quelli di testate giornalistiche, nomi come Il Fatto Quotidiano, Liberogiornale.com, News24TG, Notizia 5 Stelle, finendo per ingannare anche politici e giornalisti, e incassandosi i click pubblicitari generati da questi titoli shock. La maggior parte delle persone, secondo la mia esperienza, non ha la minima idea dell'esistenza di queste fabbriche di fandonie e di questo modello di business. Non sa che ogni volta che si condivide una fake news sui social network, contribuisce a generare incassi per i bufalari. Quindi, se avete un modo per diffondere questa consapevolezza, uno concreto, per vaccinare la collettività contro questo veleno sociale nuovo, tiratelo fuori e fatelo in fretta, vi prego, perché secondo me questo fenomeno non si può contrastare soltanto con algoritmi, con leggi di tutela del diritto all'informazione corretta, calate dall'alto, che anche nel migliore dei casi rischiano sempre di essere scambiate per censure. Serve soprattutto una prevenzione di massa, come per le malattie, e la prevenzione si fa informando. Chi fra voi lavora nei social network ha una responsabilità enorme in questo campo. Più che di responsabilità, in realtà dovrei parlare schiettamente di colpa, perché per tanto tempo e fino a pochi mesi fa, mi riferisco a novembre 2016, Mark Zuckerberg, per esempio, minimizzava il problema, dicendo che l'idea che le fake news su Facebook avessero influenzato le elezioni statunitensi attraverso la creazione di echo chamber, di casse di risonanza che esasperavano le polarizzazioni e le scelte politiche era un'idea folle.
Adesso invece Zuckerberg ha lanciato il Facebook Journalism Project, ha avviato alleanze con le organizzazioni di fact-checking e debunking per contrassegnare e segnalare le notizie false, e ha pubblicato un decalogo antibufala, un po' misero a dire il vero, però meglio di niente. Pochi giorni fa un rapporto di Facebook intitolato Information Operations on Facebook ha addirittura ipotizzato che questo social network venga silenziosamente manipolato da alcuni stati o nazioni a scopo di sovversione politica. È un buon passo avanti, meglio tardi che mai, appunto. Ma restano ancora delle colpe gravi, a mio avviso. Faccio giusto un esempio elementare. Quando Facebook incorpora una fonte esterna, ne rimuove tutti i segni grafici distintivi, la rende uniforme a tutte le altre. Questa scelta grafica toglie al lettore tutti gli indicatori visivi della provenienza e della qualità di una notizia e rende molto più facile un equivoco. Su Facebook, insomma, la notizia del sito bufalaro e quella del Corriere della Sera vengono visualizzate nello stesso modo. Tutta l'attenzione finisce sull'immagine grande, accompagnata da un titolo e da due righe scarse di testo iniziale dell'articolo. Sparisce l'impaginazione originale, non c'è più il logo del giornale in evidenza, non c'è più il font differente che caratterizza un sito rispetto a un altro. È tutto uguale, indifferenziato, annacquato, omogeneizzato. La cosa più importante, cioè l'origine della notizia, è relegata in un angolo, in basso, in caratteri piccoli, oltretutto grigi, con grande gioia, immagino, degli ipovedenti. Faccio quindi una proposta: che Facebook aggiunga all'immagine il logo della testata, non il nome, il logo, quindi in forma grafica, in modo da dare al lettore un indicatore chiaro, intuitivo e ben visibile della provenienza di una notizia. Magari non risolverà il problema delle notizie false, ma almeno aiuterà gli internauti a non farsi ingannare, come invece capita spesso, non per stupidità, ma per semplice distrazione. C'è anche un altro problema importante dei social network in generale e, secondo me, di tutti i servizi online che fanno profilazione spinta dei lettori. Proprio questa profilazione, perché consente all'inserzionista di fare pubblicità mirata e differenziata per ciascun utente, che è il core business di questi servizi. Che cosa succede se l'inserzionista non è un pubblicitario comune, ma è un gestore di una campagna politica e usa questo potere di personalizzazione per fare campagne politiche? Secondo Will Moy, direttore dell'organizzazione britannica di fact-checking Full Fact, c'è il rischio che una campagna politica fatta in questo modo possa inviare a persone diverse messaggi talmente personalizzati e differenziati, fatti su misura, da rendere impossibile qualunque monitoraggio esterno della loro correttezza. Uno spot elettorale, per esempio, in TV è uguale per tutti, è verificabile. Un annuncio elettorale su Facebook o su Google, invece, può essere diverso per ogni singolo utente, è visibile e quindi verificabile soltanto se il fact-checker per caso finisce a far parte del gruppo mirato specifico. Moy chiama questa tecnica dark ads, messaggi pubblicitari oscuri, perché sfuggono a ogni controllo esterno e alle norme sulla correttezza pubblicitaria. E nota che la campagna Vote Leave della Brexit ha investito in impression pubblicitarie 1 miliardo di sterline. Una cifra, dice lui, che si spende solo se si crede seriamente che abbia la capacità di influenzare. Sempre per i rappresentanti dei social network, ho un altro spunto cruciale. Come affrontare meglio la gestione dei messaggi d'odio, che sono spesso associati alle fake news o ne vengono alimentati? Gli standard della comunità di Facebook sono molto americani. Mettono il diritto all'espressione sopra ogni cosa. Il risultato è chi su Facebook offende, diffama o addirittura istiga pubblicamente agli atti di violenza contro qualcuno può continuare a farlo impunemente, perché se la vittima segnala questi messaggi a Facebook, si sente rispondere che rispettano gli standard della comunità e che quindi non vanno rimossi. Lo so, perché li ho ricevuti anch'io, come tanti, e ho ottenuto proprio questa risposta. Questo è semplicemente inaccettabile, significa offrire un terreno favorevole all'odio. In queste mie riflessioni sulla responsabilità legate alle fake news, hanno secondo me un ruolo fondamentale anche i giornalisti, perché il processo di gestione delle fake news, il successo della loro diffusione, è dovuto in parte anche ai media tradizionali. È troppo facile dare tutta la colpa a internet e agli internauti ingenui. In realtà, tanti giornalisti, non tutti, ma tanti, pescano a piene mani dalla rete senza verificare le fonti, pubblicano bufale socialmente disastrose, come è successo nei recenti casi di Stamina o Report sulle vaccinazioni, e finiscono per renderle autorevoli.
Di recente ho avuto l'onore di moderare uno dei tavoli di lavoro organizzati a Montecitorio su iniziativa della Presidente della Camera, specificamente quello dedicato ai rappresentanti dei media, direttori, vice direttori di testate, agenzie, editori. Sono stati tutti praticamente unanimi nell'affermare che le notizie false sono un grave problema. E allo stesso tempo che il crollo del mercato pubblicitario, o meglio, il trasferimento enorme di risorse economiche dai media tradizionali alle piattaforme social e ai motori di ricerca, finisce per ridurre la possibilità di investire in qualità. Questo innesca un circolo vizioso che ha fatto precipitare la credibilità dei media tradizionali e quindi spinge gli utenti a chiedersi perché pagare un giornale se contiene le stesse notizie che trovano online e soprattutto non offre qualità superiore. Non voglio far di tutta erba un fascio. Sottolineo che comunque ci sono eccellenze nel giornalismo italiano che meritano di essere riconosciute, ma nel mio lavoro di cacciatore di bufale quotidiane vedo troppo, troppo spesso colleghi giornalisti incappare in notizie false che avrebbero potuto evitare facilmente con pochi clic del mouse. Esistono metodi di verifica rapidi, per nulla costosi, che permettono di risalire alla vera fonte di una notizia, di escludere i siti notoriamente inattendibili, di verificare la datazione e l'autenticità di una fotografia, come per esempio tinai.com, ma non vengono usati a sufficienza o addirittura non sono neanche conosciuti. Pochissime redazioni hanno una procedura standard per la gestione degli errori e delle correzioni. Anzi, di solito la correzione consiste nel rimuovere l'articolo senza una parola di spiegazione. Il public editor come intermediario per la qualità è una figura rarissima. E vedo che prospera la cultura del copia e incolla, acritico, senza chiedersi se la notizia è plausibile, senza cercare fonti o riscontri incrociati. Sì, lo so, le verifiche richiedono tempo, il tempo comporta un costo, e i soldi sono pochi, ma anche la perdita di credibilità e la perdita di autorevolezza hanno un costo a lungo termine, secondo me. Ma la critica più forte che devo fare ai media tradizionali riguarda la diffusa riluttanza. Anzi, il vero e proprio fastidio nei confronti di chi, lettore, spettatore o collega, segnala una bufala, un errore oppure chiede una rettifica. Ci si fa belli dicendo di aver adottato il fact-checking, ma alla prova dei fatti restano fortissime le vecchie cattive abitudini. Non si corregge una notizia falsa perché l'ha scritta un amico, non la si rimuove online perché sta portando tanti click e così via. I lettori esperti in una materia che portano prove documentali rigorose a supporto delle proprie segnalazioni di errore sarebbero una risorsa gratuita e preziosa per una testata. Trattarli a pesci in faccia o semplicemente ignorarli, come vedo accadere spessissimo, è una perdita per tutti. Cambiare questi comportamenti e questi atteggiamenti non richiede investimenti ingenti, richiede fondamentalmente volontà, la volontà di cambiare. Il mondo del giornalismo, secondo me, si trova di fronte a dei concorrenti senza precedenti, organizzati, con un portafogli ben fornito, che rischiano di travolgerlo lasciando dietro di sé il nulla, non solo nel giornalismo, ma anche nella società. Io spero che la percezione di questo pericolo spinga tutti a migliorarsi concretamente, invece che abbandonarsi a proposte di assimilazione o adagiarsi in nostalgici tentativi di recuperare per legge una credibilità che invece va conquistata sul campo, va mantenuta giorno per giorno. Grazie e buon lavoro a tutti.